non abbiamo, secondo me, tantissimo da fare dal punto di vista della rosa. Perché questo? Perché tu l'anno prossimo, giocando solo campionato e Coppa Italia, vuol dire che non farai una rosa profonda. Ragazzi, non aspettiamoci l'anno prossimo una rosa fatta da squadra A e squadra B. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Darion e oggi siamo qui riuniti in questo 27 maggio per parlare ancora di Napoli, perché oggi abbiamo delle notizie da commentare. Prima di cominciare, ovviamente, vi ricordo le solite raccomandazioni di iscrizione al canale. Mi raccomando, che è totalmente gratis. Se tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, è totalmente gratuito, quindi fatelo perché mi aiutate a crescere. E poi campanella, perché così rimarrete sempre aggiornati. Allora, ragazzi, oggi abbiamo per l'esattezza la bellezza di due notizie che sono proprio fresche, fresche di poche ore fa. E direi di cominciare subito con la prima, ragazzi, che riguarda Di Lorenzo. È ormai, diciamo, ufficiale: Di Lorenzo vuole andarsene. È stato praticamente confermato da più voci e anche l'agente Giuffredi stamattina a TV Play ha praticamente fatto capire che Di Lorenzo vuole andarsene. Vado a leggervi le parole di Giuffredi. Allora, Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Piccola parentesi, Manna è arrivato e De Laurentiis gli sta dando carta bianca. Molto bene. Hanno parlato dell'annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c'è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un'offerta. Quindi, a detta di Giuffredi, ragazzi, Di Lorenzo vuole andare via perché De Laurentiis, in quella conferenza a Palazzo Petrucci, disse la famosa frase: tutti sono cedibili. E quindi lui, sentendo queste parole, ha automaticamente collegato questa cosa a una mancanza di fiducia nei suoi confronti. Vi dico la verità, ragazzi, io non credo che sia questa la motivazione. Mi sembra il pretesto, diciamo, per, come fosse, l'occasione per chiedere un trasferimento. Cioè, nel calcio di oggi, ragazzi, gli incedibili non esistono. Non esistono perché il calcio di oggi è imprevedibile. Noi, magari noi tifosi, possiamo dire questo è incedibile, da lui si deve ripartire. Per esempio, Kvara, no, dobbiamo ripartire da Kvara. Ma se domani, faccio un esempio, arriva il Paris Saint-Germain, ti sgancia 100 bombe per Kvara, magicamente non diventa più incedibile. Cioè, il concetto di incedibile oggi è molto relativo, si basa sulle offerte. Non credo che la motivazione sia questa frase di De Laurentiis che ha detto sono tutti cedibili. La vedo solo come un pretesto per chiedere la cessione. Secondo me il motivo reale, sapete qual è? È stato quel litigio con Juan Jesus Anguissa. Secondo me lì si è creata la frattura insanabile perché Di Lorenzo è stato scavalcato come capitano e quindi da parte diciamo, dei giocatori è come se ci fosse stato una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Lui probabilmente si aspettava del sostegno, comunque una presa di posizione della società a suo favore, a favore di Di Lorenzo, quindi pensava magari che ci sarebbe stato una difesa da parte della società nei suoi confronti. La cosa evidentemente non è successa e lui quindi si è sentito delegittimato come capitano sia dalla squadra che dalla società. Io penso che sia stato questo il motivo principale. A me dispiacerebbe parecchio un suo addio, perché comunque io sono dell'idea che Di Lorenzo quest'anno non è il Di Lorenzo a cui siamo abituati, ma un bel po' di giocatori quest'anno hanno dimostrato di essere delle brutte macchiette dei giocatori degli anni passati. Di Lorenzo, secondo me, quest'anno ha veramente sofferto parecchio. È successo un qualcosa di pesante dal punto di vista diciamo, dei rapporti. Non è una questione di soldi, perché Di Lorenzo l'anno scorso ha rinnovato e ha rinnovato anche al rialzo. Praticamente Giuffredi ci ha annunciato la volontà di andare via. Questo però ovviamente non si traduce in cessione certa. Devono arrivare le offerte, perché non è che mo lo regaliamo a Di Lorenzo.
Dal punto di vista, diciamo, economico, Di Lorenzo, se non sbaglio, il suo cartellino è stato già abbondantemente ammortizzato al 100%, quindi facendo un esempio molto molto banale, basterebbe un euro per generare una plusvalenza, perché il cartellino è stato ammortizzato. Di Lorenzo è più da 5 è qui a Napoli da più di 5 anni. Ho letto di un valore di mercato intorno ai 20 milioni, quindi il Napoli chiederebbe 20 milioni. Ci sono tra le squadre interessate Inter e Juve. E attenzione al lato Juve, perché si sta anche parlando di un ipotetico scambio tra il Napoli e Juve. Viene Chiesa al Napoli e Di Lorenzo va alla Juve. Quindi attenzione a questa voce di questo scambio. Magari poi analizzeremo con più calma più avanti. Però di certo, ragazzi, la notizia è che Di Lorenzo se ne vuole andare. Mi dispiace poi anche per come ci ha potenzialmente salutato, perché Di Lorenzo ieri se n'è andato tra i fischi. Questi sono i fatti. Vediamo se ci saranno delle offerte. Può essere pure che Di Lorenzo ci ripensa e si riesce a risanare la frattura. Tutto può essere. Però a oggi la volontà di Di Lorenzo è andare via. Quindi questo è quanto. Argomento successivo. Oggi, così, senza nessun preavviso, è stato annunciato il tabellone della Coppa Italia 24-25. E qua già vorrei aprire una piccola parentesi, perché la Coppa Italia purtroppo è una competizione che oggi nessuno interessa. Le coppe nazionali in generale, da quando è stata abolita la Coppa delle Coppe, hanno perso un po' di valore, secondo me. Però tu potresti fare degli accorgimenti in modo da rendere questa competizione un po' più godibile. Penso alle cose più banali. Tutte le squadre iniziano dal primo turno, tutte. Basta con questa cosa che le prime 8 vanno direttamente agli ottavi e giocano sempre in casa, mentre tutte le altre si devono fare i turni preliminari. Poi quest'altra porcheria che giocano solo i club di B, di A e qualcuno che sale dalla C. Cioè, si chiama Coppa Nazionale. Nazionale si intende dalla A fino alla terza categoria. Quindi io farei così. Si parte tutti dal primo turno. Le squadre più forti giocano sempre fuori. Ogni turno c'è un sorteggio che è casuale, senza paletti. Quindi può uscire pure un Juve-Milan al primo turno, per dire. E poi, ragazzi, il sorteggio, cioè, qualcuno sapeva che oggi si sarebbe fatto il sorteggio del tabellone? Nessuno l'ha detto, non si è visto da nessuna parte, proprio evento al chiuso, nessuno sa niente. Quindi secondo me ci sono dei modi per migliorare, per rendere più godibile questa competizione, pensando proprio ai fatti nostri. Allora, l'anno prossimo il Napoli giocherà due turni extra di Coppa Italia, i 32esimi e i 16esimi. I 32esimi si giocheranno tra il 10 e il 14 agosto. Nella settimana di Ferragosto dovrebbe iniziare la stagione del Napoli. E contro chi giocherà il Napoli? Contro la vincente tra Juve Stabia e Torres. Ok? Quindi potrebbe esserci un derby campano ai 32esimi. Ai 16esimi, che si giocheranno verso fine ottobre, inizio novembre, il Napoli affronterà la vincente di Parma Reggiana. Arrivi agli ottavi. E qui cominciano i dolori. Innanzitutto giocherai sempre fuori, ottavi e quarti, perché sei arrivato decimo, quindi giocherai sempre fuori. Agli ottavi c'è l'Inter. C'è l'Inter agli ottavi. Ai quarti dovrebbe esserci la Lazio. In linea di massima dovrebbe essere questo il percorso. La Lazio ai quarti. Semifinale, andata e ritorno, una tra Milan e Roma. E poi in finale o la Juve o l'Atalanta o il Bologna o la Fiorentina. Quindi, ragazzi, capite bene che il percorso in Coppa Italia l'anno prossimo sarà duro e parti subito, diciamo, con una difficoltà importante, perché se arrivi agli ottavi becchi l'Inter, campione d'Italia. Non possiamo fare previsioni da qui a gennaio prossimo, però di base il percorso è importante. Voglio approfittare della Coppa Italia per aprire una piccola parentesi, un tema importante che riguarda appunto la stagione prossima. Allora, io qua mi sono segnato delle date. Allora, innanzitutto, ragazzi, la Serie A il prossimo anno inizierà il 17 agosto, che è sabato. Il Napoli però anticiperà l'inizio di stagione appunto giocando il 32esimo di Coppa Italia tra l'11 e il 14 agosto. I due ritiri
Quello di Di Maro inizia l'11 luglio e finisce il 21. Quello di Castel di Sangro inizia il 25 luglio, la data finale dovrebbe essere il 10 agosto, però sicuramente verrà anticipata, perché si gioca appunto la Coppa Italia. E poi un'altra data secondo me importantissima è quella degli europei, che inizieranno il 14 giugno e finiranno il 14 luglio. Con questo ragazzi cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che il Napoli, per praticamente il ritiro di Castel di Sangro, deve avere la rosa completa. Entro fine luglio la rosa dell'anno prossimo deve essere completata e diciamo che sotto questo aspetto non abbiamo secondo me tantissimo da fare dal punto di vista della rosa. Perché questo? Perché tu l'anno prossimo giocando solo campionato e Coppa Italia vuol dire che non farai una rosa profonda. Ragazzi, non aspettiamoci l'anno prossimo una rosa fatta da squadra A e squadra B, quindi magari 18-19 giocatori più riserve. L'anno prossimo molto probabilmente avremo il blocco titolari, quindi gli 11, più 5, 6, 7 riserve che magari possono sono le 5 sostituzioni a partita in corso, qualche giocatore che può fare magari diciamo in qualche ruolo un po' così indeciso, più una sfilza di giovani. Sarà questa la rosa dell'anno prossimo. E quindi sotto un certo punto di vista il Napoli deve un po' alleggerire la rosa, sia numericamente che dal punto di vista del monte ingaggi, e questo è una cosa diciamo che devi fare, perché tu l'anno prossimo ragazzi non avrai i premi UEFA. Io sono andato a leggermi il bilancio qualche giorno fa del Napoli, alla voce ricavi c'era scritto bello premi UEFA 78 milioni. Questi 78 milioni ragazzi il prossimo anno diventeranno zero. Quindi tu praticamente hai 78 milioni in meno rispetto all'anno scorso perché non sei andato proprio in Europa. Ci saranno ovviamente i soldi della Champions che è finita quest'anno, però l'anno prossimo tu non farai niente, quindi avrai zero sotto quella voce, premi UEFA. E questa cosa secondo me andrà a pesare. E poi ragazzi, il fatto dell'europeo secondo me inciderà parecchio anche sulla programmazione della rosa, perché metti caso che tu c'hai un calciatore che sei interessato, no? E gioca l'europeo. Quello giustamente ti dirà: ne riparliamo dopo l'europeo, quindi se ne riparla praticamente dopo il 14 luglio. E il 14 luglio è già iniziato il ritiro di Di Maro. La programmazione della rosa, cioè se noi andiamo a vedere, non è che ci sia tutto questo grande arco temporale dove il Napoli può agire, perché tu la stagione la devi iniziare prima, e se la devi iniziare prima vuol dire che la rosa deve essere pronta ancora prima che si inizi la Coppa Italia. Cioè ragazzi, quando ci sarà il 32esimo di Coppa Italia, la rosa deve essere completata. La rosa dovrebbe essere completata prima che cominci l'ultimo ritiro, perché lì poi c'è il tempo di creare l'amalgama, l'allenatore può insegnare ai nuovi giocatori i meccanismi da fare, c'è l'ambientamento, il famoso ambientamento di cui tanto parlavamo. Nathan l'anno scorso quando è arrivato ad agosto. Caiusto quando è arrivato, a quasi fine ritiro di Castel di Sangro. Cioè tutte queste cose vanno anticipate e anche di tanto. Però su questo, diciamo, ecco, sul punto di vista delle tempistiche, diciamo che siamo partiti bene, perché tu a fine marzo è uscita fuori la notizia di Manna e a maggio lo hai ufficializzato. Mo Conte, siamo nella settimana, ragazzi, che Conte verrà ufficializzato, perché io penso che a questo punto siamo proprio, è fatta. De Laurentiis al convegno di stamattina sul razzismo ha detto: non posso dirvi ancora nulla, però ha detto i prossimi 10 giorni saranno decisivi, quindi mi sbilancio e dico che entro questa settimana verrà annunciato Conte. Quando poi arriverà Conte vi dirò la mia, perché voglio aspettare il tweet di De Laurentiis per poi dire la mia, e poi faremo tutti i discorsi legati alla rosa. Quindi tu dal punto di vista delle tempistiche hai già preso Manna, hai già preso l'allenatore, diciamo il mese di giugno secondo me sarà il mese dedicato comunque a capire quali sono quei giocatori su cui Conte vuole puntare oppure no. Sarà il mese probabilmente delle cessioni, anche lì capitolo cessioni, vediamo se ci saranno, perché mo tutti quanti giustamente si dice via tutti, andatevene tutti, e ragazzi però c'è un problema di fondo: questi giocatori ce l'hanno le offerte. Dopo un'annata del genere non lo so se hanno delle offerte importanti, e non lo so se avranno delle offerte che soddisfano il Napoli. Però sotto questo punto di vista il Napoli diciamo che si deve accontentare di quello che arriva, e mi riferisco anche a Osimhen. Quindi ci sono delle cose varie da tener conto,
Però la cosa certa, ragazzi, è che la rosa l'anno prossimo sarà corta. La programmazione della rosa, secondo me, dovrà terminare possibilmente entro l'inizio del ritiro di Castel di Sangro, quindi il 25 luglio. Diciamo, per fine luglio la rosa deve essere ultimata. Le tempistiche finora sono buone. Mi ricordo l'anno scorso Garcia fu annunciato verso metà giugno, però è anche vero che l'anno scorso il campionato finì, mi pare, la prima settimana di giugno. La cosa anormale l'anno scorso è stato il fatto che tu Meluso lo hai annunciato un mese dopo l'allenatore, cioè hai preso prima l'allenatore e poi il direttore sportivo. Con quella famosa conferenza, io che ne so, mo sono arrivato, non so niente. Quindi, ecco, già sotto questo punto di vista c'è stato un miglioramento molto importante. E poi la cosa che mi preme dire, ragazzi, è che De Laurentiis sta dando carta bianca a Manna. È Manna che è andato al Castelvolturno a parlare con tutti i giocatori. È Manna che sta parlando con Conte e che sta dirigendo la trattativa. E io sono contentissimo di questa cosa perché queste cose mi stanno facendo capire che De Laurentiis sta imparando dagli errori fatti quest'anno. Però non fermiamoci qui e andiamo avanti. Ecco, quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo quello che abbiamo detto e lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, che è molto importante, mi aiutate a crescere e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ragazzi, condividete i video perché così fate girare il video, l'algoritmo spinge il video e possiamo arrivare a più persone. Detto questo, domani molto probabilmente uscirà il video sulla reazione al pronostico che facemmo io e papà a settembre sulla classifica, quindi domani aspettatevi quel video. Mercoledì molto probabilmente uscirà poi il video del pagellone sul Napoli e giovedì il pagellone sulla Serie A. Questi saranno i prossimi tre video. Ovviamente, se ci saranno delle notizie dell'ultima ora, l'annuncio di Conte, per esempio, questi video poi slitteranno. Però vi dirò sempre tutto, non vi preoccupate. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, forza Napoli!